Sì, lo so, lo so, lo so. Molto bene, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesima. Abbiamo ancora qui Mario che sta telefonando dei suoi numerosissimi fans. Scusa, ma... Ci fai fare, non ti preoccupare, Mario. Se saltare la linea, ne spostare il telefono. Mi scuso con la persona che c'era al telefono e niente. Invoco ancora la Tony di, non so, dai parti di Treviso, Tony Donna, no Tony Menego. Beh, siccome no, io non tiro su telefonate Vabbè, per i primi 45 spendo una minuti, doppia, sì, ma dopo puoi via. prendere tutte le telefonate che vuoi, Mario, non c'è nessun problema. Non... La seconda Oh. parte del libro, la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, verte sulla lettura del libro dell'Anticristo. Oggi cominceremo ad affrontare quella che è la quarta parte del libro dell'Anticristo, è l'Anticristo e il mondo circostante. Ricordo sempre che il programma va in onda, è curato da Claudio Simeoni in collaborazione con l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che stiamo organizzando una conferenza a Treviso, in centro di Treviso, per il giorno 7 febbraio circa programmata. Adesso, quando ci saranno dati più precisi, ve la comunicherò. L'ingresso naturalmente è sempre libero e penso che la conferenza verterà sulla stessa traccia della conferenza tenuta a Vicenza, in quanto per il momento è l'unica traccia per dare una conferenza per esporre il quadro generale dei principi pagani, insomma, cioè per dare un'idea generale immediata. Oggi cominceremo a affrontare l'Anticristo e il mondo circostante. Che cos'è questo? L'Anticristo e il mondo circostante rappresenta la visione del mondo circostante visto dal punto di vista dell'Anticristo. Cioè, se io guardo il mondo circostante dal punto di vista del cristianesimo, dico che il mondo circostante deve assoggettarsi alla parola divina. Cioè, la parola del Dio creatore è il momento in cui l'essere umano si deve assoggettare. Mentre invece se leggo il circostante dal punto di vista dell'Anticristo, il circostante è diverso. C'è una tensione diversa che pervade gli esseri e questa tensione viene definita per quanto io riesco a definirla. Cioè, chi definisce la tensione dell'Anticristo attraverso il mondo circostante sono io, cioè sono i miei occhi, sono la mia capacità di percepire il mondo. Chiaramente la mia capacità di percepire il mondo è una capacità limitata, perché è una capacità limitata dal mio divenuto e dalle mie trasformazioni. Man mano che io divengo, man mano che io mi trasformo, continuo a percepire sempre aspetti diversi del mondo che mi circonda. Ricordo che il libro dell'Anticristo è stato scritto nel 1985 con alcuni pezzi nel 1990. Per cui tutta la visione del libro dell'Anticristo è una visione che ha un certo spazio, che è inserita in un certo spazio, in un certo tempo, e questo spazio e questo tempo è il tempo dei miei processi di trasformazione. Per cui ereditarietà, ricordo sempre che io non prendo le telefonate finché non ho finito la presentazione, forse Mario ne prenderà qualcuna di là, vabbè. Il capitolo che vado a trattare oggi è ereditarietà, rinascita e coscienza della specie. Tenterò di mettere ordine, per quanto mi è possibile, nelle varie concezioni della vita, ma soprattutto di chiarire come e perché, per quanto vidi e compresi, vennero a formarsi diverse concezioni sullo sviluppo della coscienza di sé. La via alla conoscenza e alla consapevolezza è un processo di sedimentazione attraverso. È un processo di sedimentazione, scusate un attimo, attraverso il quale elementi semplici della struttura dell'universo tendono a darsi una struttura capace di riprodurre e sviluppare se stessa. Riprodurre e sviluppare sono la stessa cosa, riferiti a fasi diverse della coscienza di sé, visti con la soggettività di esseri viventi all'interno della natura, come noi siamo. L'evoluzione della specie segue due linee di sviluppo, sul piano fisico e sul piano della struttura dell'energia vitale, sulla quale si innesta la coscienza di sé. Lo scopo della vita nella natura,
Ciao Mario. Lo scopo della vita nella natura è il recupero dell'energia vitale dispersa dal pianeta, sfruttata poi anche parte di quella che al pianeta arriva dal Sole. La trasformazione di questa in una struttura stabile, coscienza di sé, e la sedimentazione di questa struttura con quella già esistente del pianeta. Oltre a questa finalità base si hanno altri passaggi. La tendenza educazionale sarebbe quella di considerarli maggiori o minori del primo. In realtà sono diversi, obbedienti a fasi diverse dello sviluppo della coscienza, delle coscienze di sé. C'è una sedimentazione. Ricordo che questi processi di sviluppo, sedimentazione, cioè, sono processi relativi alla morte del corpo fisico. C'è una sedimentazione di coscienze di sé costituenti una coscienza di sé definibile col nome natura e legata al pianeta con proprie peculiarità. Questa coscienza si sviluppa dialetticamente o parallelamente a quella del pianeta ed ha come obiettivo di far persistere sulla superficie del pianeta delle condizioni atte al proprio arricchimento mediante lo sviluppo e la trasformazione degli esseri viventi sul pianeta. Questa coscienza si integrerà progressivamente, sempre più compiutamente, con la coscienza di sé del pianeta, completandola, quando questo arriverà alla fine del proprio ciclo vitale, quando cioè la coscienza di sé del pianeta diventerà indipendente dalla fisicità del pianeta stesso. In altre parole, quando la fisicità del pianeta morirà. Un altro passaggio consiste nella sedimentazione della coscienza di sé di essere viventi direttamente con la coscienza di sé dell'essere sole. L'essere sole rappresenta la coscienza di sé nucleare da nucleo di questo sistema solare, la coscienza attorno alla quale vengono formandosi tutte le altre coscienze e nella quale queste vanno sedimentandosi formando la coscienza di sé dell'intero sistema solare. Il processo attraverso il quale si forma la coscienza del sistema solare si riproduce in ogni angolo dell'universo. Esiste un'altra possibilità per le specie viventi della natura ed anche per molti spiriti o esseri luminosi o chiamateli come volete, ma di origine non vivente natura, come noi educazionalmente intendiamo ciò. Ed è la possibilità di svincolarsi dalla sedimentazione con tali coscienze gigantesche, continuare lo sviluppo della coscienza di sé per altre fasi e giungere alla sedimentazione con dette coscienze all'atto della fase di trasformazione finale del sistema solare. Questa possibilità permette lo sviluppo della coscienza di sé individuale per un numero di fasi e trasformazioni tali da giungere all'appuntamento con una coscienza di sé ricchissima. L'ultima possibilità per i viventi, non certamente per la natura e per il pianeta, è quella dell'aborto della coscienza di sé. Cioè l'interruzione dello sviluppo prima che la struttura dell'energia vitale sia tale da mantenere un minimo di compattezza, cosciente di sé all'atto della morte del corpo fisico. In questo caso il corpo nutre altri viventi della natura e l'energia vitale rimasta viene dispersa al vento. La specie umana deve guardare a questo come la possibilità più orrida, perché significa lo spreco e il fallimento della possibilità personale per la natura e il pianeta. Fra i viventi questa è la norma. Questa possibilità è il prezzo da pagare perché alcuni esseri possono compattare sufficientemente la propria coscienza di sé per sedimentarsi con l'essere pianeta, con l'essere natura o con l'essere sole. Quest'ultima possibilità già implica il possesso di una forza notevole nello sviluppo della propria coscienza di sé. Queste sedimentazioni sono dei ripieghi. Tutto nella via alla coscienza di sé è un ripiego sull'ultimo traguardo raggiunto. Quando la coscienza di sé si sedimenta con l'essere natura e con l'essere terra, tale coscienza può affermare di avercela fatta, può continuare lo sviluppo di sé come essere luminoso. La sua individualità si trasforma, perde la memoria di ciò che era ed è stata, per continuare lo sviluppo con un'altra memoria, un altro percorso. Il passaggio fra la fase vivente come essere della natura e quello di essere luminoso è totale.
egli esiste senza aver avuto un'esperienza precedente, si integra su un altro piano di esistenza dal quale agisce per sviluppare una memoria, un'operatività, una coscienza di sé, arricchendo la propria struttura di energia vitale. La memoria precedente esiste più o meno come per un essere umano esiste la memoria fetale, o per un essere gallina esiste la memoria della propria esistenza nell'uovo. Sta là, è alla base dello sviluppo della nostra memoria, ma dal punto di vista dell'uso quotidiano è come se mai fosse esistita. Gli interessi dell'essere natura e dell'essere pianeta sono quelli di produrre coscienze di sé libere, capaci cioè di sviluppare un processo individuale di sviluppo attraverso un numero, il più grande possibile, di fasi fino a diventare gigantesche, perché la relazione dialettica instaurabile fra coscienze di sé libere e coscienze come terra, natura e sole li arricchisce e li potenzia molto di più che non la sedimentazione di milioni di esseri luminosi passati dall'altra parte, da viventi in natura in esseri luminosi, per un soffio. È come se l'essere pianeta e l'essere natura dovessero fornire loro incubazione, energia, per permettergli lo sviluppo della coscienza di sé. La linea dell'evoluzione degli esseri viventi nella natura ha obbedito ad esigenze di preservare le singole specie, ponendole in condizioni ottimali nei confronti dell'oggettività per sviluppare al meglio la propria coscienza di sé. Risalendo la scala dell'evoluzione, sono in grado di giungere al momento in cui la natura, attraverso i suoi esseri viventi, agiva per trasformare la superficie del pianeta per favorire il proprio sviluppo. La natura era un essere debole rispetto a ciò che è oggi e il pianeta era giovane. L'esigenza era quasi assillante, impellente, il bisogno dello sviluppo della natura. La natura trasformava la superficie del pianeta, la superficie del pianeta trasformava la natura. Piccole coscienze nascevano, crescevano e morivano nel corpo fisico, sedimentando la propria coscienza nella coscienza dell'essere natura. La natura diventava un'unica coscienza formata da miliardi e miliardi di piccole coscienze, più o meno come Quan Su usa il termine delle 10.000 creature. E chi riuscirebbe a contarle? In continuo mutamento e modificazione avvolgente il pianeta. Qual era ed è il bisogno della natura? Crescere, espandersi. Le coscienze della natura nascono, si sviluppano e si sedimentano in essa, rafforzandola ed espandendola. Quando gli esseri della natura divennero complessi strutturalmente, fu in obbedienza al proprio bisogno di espansione e al bisogno di fornire all'essere natura coscienze di sé più ricche, complesse ed articolate. In esseri come i batteri e i virus e quanti altri esseri più infimi di loro, la nascita, la trasformazione, lo sviluppo della coscienza di sé e la loro sedimentazione nella natura attraverso un numero limitato di cambiamenti. Si può affermare che tali esseri passano da esseri della natura in esseri luminosi, stratificandosi nella natura in tempi molto brevi. Il loro apporto è piccolissimo rispetto alla considerazione da noi data educazionalmente, allo sviluppo dell'essere natura. Come individui, come specie, il loro rapporto è notevole. La loro capacità, sia riproduttiva che di adattamento all'oggettività, è talmente grande da essere indispensabile alla natura e al suo insieme. Essi, e specie analoghe, costituiscono la base sulla quale è venuta formandosi la coscienza di sé, natura. Gli esseri più complessi giunsero in un secondo tempo, quando la coscienza di sé della natura aveva già acquistato una propria individualità e i suoi bisogni si facevano più complessi attraverso il rapportarsi con altri esseri giganteschi, come il pianeta e il Sole. La dialettica dei rapporti e le situazioni interne legate ai propri bisogni la portavano a sviluppare esseri il cui compito era duplice: da un lato articolare al meglio la struttura interna della natura, garantendone un migliore adattamento soggettivo alle variabili oggettive, tali da garantirgli lo sviluppo anche al verificarsi di condizioni avverse o in situazioni nelle quali ancora non si era sviluppata, dall'altro ricevere l'apporto di coscienze di sé più ricche e complesse, anche se numericamente minori, da uno strato di esseri unicellulari
e non cellule più semplici, la natura favorirà percorsi di vita pluricellulare. Più esseri unicellulari associati perdevano, o meglio modificavano, la propria coscienza di sé, dando vita ad una coscienza di sé risultante, identificabile con l'essere stesso e non più con le singole cellule componenti. Le cellule perdevano davvero la loro individualità? Il vantaggio in quest'unione, comunque, fu un aumento dei cambiamenti, attraverso i quali la coscienza di sé si arricchiva e il maggior potere di essere col quale questi nuovi esseri giungevano a stratificarsi con l'essere natura. In questi esseri possiamo parlare di potere personale, riferibile all'individuo, mentre per essere virus ed esseri batteri, e in modo particolare per esseri ancora più primitivi, in quanto questi sono già molto evoluti, vedi ad esempio la capacità di modificazione dell'essere virus e simili, il potere personale è riferibile essenzialmente alla specie, la quale produce le mutazioni e le variazioni come adattamenti soggettivi alle variabili oggettive. Negli esseri pluricellulari non è solo la riproduzione all'interno della specie a produrre mutazioni come adattamenti, ma esiste una volontà soggettiva d'azione nei confronti dell'oggettività. È sempre un adattamento soggettivo. Mentre nel primo caso all'oggettività si reagisce soccombendo e delegando la sopravvivenza ai nuovi nati, nel secondo caso viene introdotto anche il tentativo di sopravvivenza soggettiva mediante l'azione attraverso la volontà e le determinazioni, oltre che continuare le modificazioni mediante riproduzione. Nel secondo caso inizia a svilupparsi l'istinto di conservazione, tendente ad utilizzare tutti i cambiamenti a disposizione per sviluppare al massimo la propria coscienza di sé. La riproduzione continua ad essere, come negli esseri unicellulari, l'arma attraverso la quale sviluppare la coscienza di sé della natura, ma nello stesso tempo diviene lo strumento attraverso il quale gli esseri della natura si differenziano in specie, aumentando i cambiamenti a disposizione, tempo, attraverso i quali arricchire la propria coscienza di sé. Insieme ai vantaggi, questi esseri erano portatori di un grosso vantaggio. Se questi esseri cessavano lo sviluppo della coscienza di sé prima di un determinato livello di sviluppo, questa coscienza di sé si disperdeva e l'essere era come se mai fosse esistito, se non per la materia organica che sedimentava la superficie del pianeta. Per la natura il baratto era comunque conveniente. Lo sviluppo dell'istinto di sopravvivenza portò alla modificazione fisica della specie, mentre lo sviluppo della coscienza di sé premeva per giungere all'appuntamento con la morte fisica nelle migliori condizioni possibili per effettuare il passaggio in corpo luminoso. Si sviluppava un'interazione fra esigenze dell'energia vitale ed esigenze fisiche. Quest'interazione c'è sempre stata, ma quello che era un passaggio automatico attraverso elementi semplici divenne sempre più articolato e dialettizzato. Il fine dell'esistenza era la morte del corpo fisico. Questo momento doveva essere sempre più lontano per permettere alla coscienza di sé un maggior numero di cambiamenti. La morte come bisogno e fine degli esseri viventi sulle nuove specie incombeva minacciosa. In qualsiasi momento poteva giungere ed interrompere lo sviluppo della coscienza di sé, impedendo la trasformazione dell'essere vivente nella natura in essere luminoso. Mentre per tutti gli esseri viventi la morte del corpo fisico è sfida alla quale opporre la maggior resistenza e il proprio potere personale, solo gli esseri umani negli ultimi 10-15.000 anni hanno trasformato la morte del corpo fisico in un meccanismo attraverso il quale distruggere il campo vitale e la coscienza di sé prima dell'annientamento del corpo fisico. Questo è un altro discorso. L'ambiente agiva sulle specie costringendole a modificarsi per sopravvivere, ma anche l'interazione alla sopravvivenza nella soddisfazione dei propri bisogni fra corpo fisico e coscienza di sé sviluppavano condizioni attraverso le quali la specie tendeva a modificarsi.
L'oggettività spesso esaltava alcune modificazioni intervenute e ne bocciava altre. Nel corso delle evoluzioni delle specie, il fattore soggettivo, inteso come capacità di sviluppare azioni atte a far fronte a situazioni contingenti, aumentò il proprio peso nel produrre modificazioni all'interno della specie. Queste modificazioni venivano poi, di volta in volta, codificate attraverso i geni, diventando patrimonio comune della specie, dando inizio a nuove specie più adatte a sopravvivere, cioè a sviluppare la coscienza di sé in modo tale da trasformare l'essere vivente della natura in essere luminoso. Numerose furono le specie succedutesi nella natura, numerose quelle modificatesi, quelle scomparse, quelle appena nate, quelle antiche come la natura stessa. Il fine per la natura è sempre il medesimo, quello del pianeta sempre lo stesso, solo il fine degli esseri viventi all'interno della natura è venuto modificandosi. Il corpo energetico chiede di essere sempre più forte al momento di lasciare il corpo fisico. Si può dire anche che un corpo energetico molto forte ed articolato favorisce il corpo fisico nel processo di sviluppo. Però è altrettanto vero il sussistere di esigenze all'interno della natura, tali da dover mantenere un equilibrio fra le sue parti. Questo la natura lo ottiene favorendo lo sviluppo di bisogni fra gli esseri che la compongono. Ad un certo momento nell'evoluzione si svilupparono esseri talmente complessi la cui struttura energetica fu tale da riuscire a sottrarsi, in alcuni casi, alla compattazione all'interno della natura o del pianeta. Costoro riuscirono a sviluppare la coscienza di sé fino a sollevare se stessi, sedimentandosi con l'essere sole. Mi sorride l'idea, e questo è vecchio di 10 anni, mi sorride l'idea che se qualche veggente umano fosse stato in grado di vedere le 3 diverse stratificazioni delle coscienze di sé formatesi nella natura, potrebbe parlare di inferno, paradiso e una specie di limbo, oppure di padre, figlio e Spirito Santo, a meno che il suo volere non avvenga per bisogni espressi o repressi al condizionamento educazionale del cristianesimo e simili. Se tale visione fosse stata la base sulla quale è venuta a formarsi tale interpretazione, ha fatto più danni questa via alla conoscenza di sé degli esseri umani che tutte le guerre umane organizzate a scopo di rapina o di pretesi atti di giustizia, che poi è la stessa cosa. L'interpretazione resta un'interpretazione ad uso e consumo dell'assoggettamento cristiano e della sua sovrastruttura, non certo ad onore della via alla conoscenza umana. Comunque oggi questo pezzo lo taglierei e lo modificherei completamente. La stratificazione della coscienza di sé nell'essere sole appare come una capacità di sviluppo ulteriore della coscienza di sé e dell'essere natura. Ma chi erano queste specie? E come è possibile definirle? Erano esseri che si muovevano nell'acqua o erano esseri umani in precedenti trasformazioni fisiche tanto da nuotare in un mare salato? Quando si oscilla con la coscienza nei cambiamenti, l'aspetto fisico, nella ricerca, tende a sparire, mentre elementi, nel percepito, prendono la forma consueta con cui la ragione normalmente li definisce. Appaiono in forma umana pesci o piccoli esseri sicuramente diversi dalla nostra forma fisica, ma uguali nella via allo sviluppo della coscienza di sé. Dal punto di vista fisico, non si possono definire esseri umani, anche se non so bene cosa questo voglia dire e a che cosa questo si possa riferire in ultima analisi. Oggi lo so. Ma essendo uguale la via alla conoscenza e alla consapevolezza, sono esseri umani a tutti gli effetti, anche se di loro ci potremmo cibare senza per questo subire il tabù di cannibalismo. Oggi il termine tabù non lo userei mai. Tali appaiono spesso a molti veggenti, alcuni di questi furono progenitori della nostra forma attuale, altri erano specie diverse ora scomparse, altri furono progenitori di altre specie ancora oggi esistenti, con un aspetto fisico diverso, ma con l'uguale via alla conoscenza e alla consapevolezza. Gli esseri stratificatisi con l'essere sole sono comunque più antichi di quanto gli esseri vegetali cominciarono a colonizzare la terra asciutta, preparando il terreno sul quale sviluppare la natura.
Quando la natura uscì dal mare e i suoi esseri misero radici sulla terra, essi dischiusero l'attuale possibilità delle specie viventi, stratificandosi non solo con l'essere natura, l'essere pianeta e l'essere sole, ma costruendo la possibilità di sviluppare la propria libertà oltre la morte del corpo fisico, la possibilità di esistere in sé e per sé, la possibilità di far sì che il trasformarsi da essere vivente della natura in essere luminoso altro non è che la continuazione dello sviluppo della coscienza di sé in altre situazioni e in altre strutture soggettive, libero da sedimentazioni. Da quando le specie dei viventi uscirono dal mare, trasformando la superficie del pianeta, la superficie asciutta del pianeta e sviluppando la via alla coscienza e alla consapevolezza, la possibilità di accumulare tanto potere personale da consentire loro di svincolarsi dalla stratificazione con gli esseri generanti fu l'ultimo stadio evolutivo della coscienza di sé nell'affrontare il bisogno della morte del corpo fisico. Non si creda, comunque, che gli esseri che continuavano la loro evoluzione nel mare o che al mare tornarono non svilupparono anch'essi tale stadio di evoluzione, ma io sono un essere umano e come tale considero la libertà del divenire la centralità dalla quale parto per guardare e valutare il mondo circostante. Posso togliermi come essere dal centro dell'universo e dalle pretese del comando sociale della specie di essere il suo fine, ma non posso negare la mia fisicità e il processo che portò alla formazione attuale di me e della mia specie. La continuità di trasformare la coscienza di sé in essere luminoso è solo una possibilità posseduta dagli esseri della natura. Beh, in effetti anche questo lo taglierei, l'essere fisico è quello solo dell'essere della natura. Si potrebbe, anche se c'è il sole e la terra, si potrebbe affermare che questa possibilità non sia propria di esseri virus, batteri o simili, ma ne siamo proprio sicuri? L'80% dell'essere natura, di tutta la sua coscienza, è formata per effetto della sedimentazione, nel corso di alcuni miliardi di anni, della coscienza di sé di esseri virus, esseri batteri e simili. Il potere di essere di questa coscienza è paragonabile a quella del pianeta Terra che da 5 miliardi di anni accumula energia vitale, trasformandolo in potere di essere, potere personale. L'essere natura ha raggiunto un tale potere personale da scambiare energia vitale ed agire in accordo per mutuo interesse col pianeta Terra, col Sole e i pianeti del Sistema Solare e, con l'essere natura, anche i microesseri che lo compongono. Questo come divenuto della via alla coscienza e alla consapevolezza di esseri come i virus, i batteri e i simili. La vita fisica di esseri come virus, batteri e simili è calcolabile in minuti o giorni, ma il loro percorso vitale ha uno sviluppo ben maggiore dell'esistenza fisica. Se oggi sono in grado di vedere questo processo, e chiunque fra gli esseri umani può vederlo volendo, è solo perché l'attuale sapere della ragione mi mise a conoscenza di esistenze sconosciute ad altri veggenti di periodi precedenti. In ogni caso avrei comunque visto la natura nel suo insieme e l'aggregarsi continuo di microcoscienze. La ragione serve da mirino nell'analisi dei fenomeni percepiti attraverso i sensi alterati, ma c'è un limite oltre il quale la ragione non può più soccorrere l'essere umano, prestando i suoi paragoni e le sue immagini. Questi si deve arrangiare, inventando nuovi termini o arrangiando quelli trovati, nel tradurre sensazioni e cercare di renderli comprensibili nel mondo della ragione. Il fatto per cui esseri della natura, il cui obiettivo sarebbe quello di giungere alla formazione dell'essere luminoso, rendendolo libero da processi di stratificazione con gli esseri generanti, si riducono invece a stratificarsi su di essi, va inteso esclusivamente come un ripiego per non essere riusciti a sviluppare appieno la potenzialità della propria coscienza di sé. E questo è dovuto sempre a fattori oggettivi. L'oggettività impone al soggetto di rapportarsi con numerose coscienze di sé. Questo rapportarsi è sempre un processo di contraddizione, la cui soluzione avvantaggia l'una a discapito dell'altra. Pertanto,
a fronte di un numero limitatissimo di coscienze di sé, che fino ad oggi sono riuscite a trasformarsi in esseri luminosi liberi da stratificazioni, una buona percentuale della stessa specie si stratifica con gli esseri generanti, la maggior parte con la natura, una parte col pianeta e alcuni col sole. Infine, almeno la metà degli esseri di questa specie, di quella specie, pagano un prezzo dovuto alla natura fisica. Più piccole sono le dimensioni fisiche degli esseri considerati, e più grande è percentualmente il tributo pagato. Un essere rondine si ciba di decine di migliaia di esseri zanzara, e se i raffronti li facessimo con l'essere zanzara, non esisterebbero percentuali. Il raffronto da me fatto in queste righe è quello di una specie di mammiferi viventi allo stato selvatico, in equilibrio fra prede e cacciatori. L'essere umano in questo panorama è un'eccezione assoluta, una miserevole eccezione. Ripiegare stratificandosi su esseri generanti, se a prima vista può essere inteso come una sconfitta, in realtà si tratta di un successo della propria vita. Innanzitutto significa l'essere riusciti a mantenere compatta la propria energia vitale dopo la morte del corpo fisico. Inoltre significa continuare lo sviluppo della propria coscienza di sé come parte totale della coscienza di essere di sé, di esseri giganteschi. La coscienza di sé di essere giganteschi. L'essere stratificato continua a crescere attingendo dall'essere stratificante, e l'essere stratificante si arricchisce della coscienza dell'essere stratificato. Il processo di sviluppo della coscienza di sé non si arresta, ma continua in una direzione. Personalmente, in questo momento, non è che l'idea di stratificarmi mi piaccia molto. È come se ad un goloso viene fatta balenare l'idea di soddisfarsi con un tiramisù trevigiano e poi si debba accontentare di una caramella al limone. Con tutto il rispetto per coscienze di sé come il Sole, la natura e il pianeta Terra, vale la pena di trasformarsi in esseri luminosi liberi da stratificazioni, per trasferire nell'essere luminoso la coscienza di sé. Magari farcela per un pelo, o per il rotto della cuffia, recuperando la memoria passata in un secondo tempo. È comunque più vantaggioso per lo sviluppo dell'essere, che non dover ripiegare su una stratificazione. Si consideri come, senza il processo di stratificazione, la coscienza di sé, qualora non conquisti la libertà, si disperderebbe e il lavoro di trasformazione di una vita cesserebbe di essere. Così, invece, attraverso l'integrazione con una coscienza di sé gigantesca, continua il processo di sviluppo della coscienza di sé e non perde del tutto la propria personalità, ma si trova trasformata nel proprio processo di sviluppo. Le trasformazioni sono il continuum dell'esistenza. Per la specie umana, visto come gli adoratori di dei hanno trasformato la specie stessa, la stratificazione è stata per migliaia di anni e per popoli interi l'unica possibilità per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Spesso interi popoli e intere classi sociali degli stessi non giunsero nemmeno a questo. La loro sopravvivenza era legata esclusivamente alla riproduzione. La riproduzione ha lo scopo di innestare nuove vie alla conoscenza e alla consapevolezza, caratteristiche della specie stessa. La specie umana, in molte situazioni, sviluppò l'attività sessuale come attività totale e finalizzata del corpo fisico. La trasformazione del sesso all'interno della specie umana avvenne per favorire lo sviluppo della coscienza di sé attraverso il rapporto sessuale. Questo è un rapporto di scambio dialettico fra due o più individui della stessa specie, di energia vitale. La specie umana comprese come lo sviluppo sessuale sviluppava il potere di essere. L'essere umano fu quello, fra le specie della natura, che sviluppò maggiormente il sesso, relegando ad una funzione secondaria la riproduzione, in quanto i margini che questa specie si era garantita nello sviluppo della coscienza di sé erano tali da non rendere necessario pagare alla natura un grande tributo di figli, sperando che almeno uno giungesse a sviluppare la coscienza e la consapevolezza. Questo traguardo era già insito nelle specie attraverso l'accumulo di potere di essere derivante dalla relazione bisogno-soddisfazione del bisogno.
A rovinare le uova nel paniere della specie umana fu il comando sociale e il processo di adattamento di questo sviluppato al fine di conservarsi e perpetrarsi. Le esigenze del comando sociale cozzavano con le esigenze della via alla conoscenza e alla consapevolezza degli individui della specie umana. Tutta l'attività del comando sociale fu finalizzata a controllare la specie umana attraverso la costrizione dei bisogni. Il controllo e la coercizione agivano in modo tale che all'individuo furono consentite solo queste attività finalizzate a servire e perpetuare il comando sociale. Il sesso fu finalizzato alla riproduzione, demonizzandolo, e il cibo al lavoro salariato. L'essere umano fu trasformato in carne da lavoro, riproducente carne da lavoro, che, a seconda delle esigenze del comando sociale, diventava anche carne da macello, cioè carne da lavoro trattata anche con altri mezzi. Come il comando sociale poté fare questo? Perché nella memoria degli esseri umani, come in tutti gli esseri della natura, il proprio essere individuale è un divenuto ed una sovrapposizione del proprio essere come specie. Quando eravamo esseri unicellulari, il passaggio dell'essere vivente all'essere luminoso stratificato nell'essere natura era automatico. Questo automatismo si mantenne modificandosi a mano che la specie venne evolvendosi. Aumentando l'aggregato unicellulare nel corso dell'evoluzione, l'unico pericolo per non trasformarsi in esseri luminosi era quello di incidenti e dalle relazioni fisiche all'interno della natura, i rapporti con i predatori, per esempio. Tutto era comunque esterno alla specie e vi si poneva rimedio con la lotta o con la fuga. Il passaggio dell'essere vivente nella natura ad essere luminoso, dopo un certo grado di crescita dell'individuo, era comunque garantito. Non era pertanto un problema da affrontare e risolvere. Importante era salvare la specie, cioè salvare le possibilità per giungere alla trasformazione in esseri luminosi. Scusate un attimo. Nel corso dell'evoluzione sorsero i caratteri individuali e la stessa via della conoscenza e la consapevolezza assunse tali caratteri di sviluppo. Il comando sociale doveva cancellare i caratteri individuali per rendere gli esseri umani tutti livellati al suo servizio, appiattimento della soggettività. Le differenze fra gli esseri umani del sistema sociale dovevano essere determinate esclusivamente dalle concessioni che da lui fatte ad alcuni di loro per i suoi bisogni e le sue necessità. La repressione nella soddisfazione libera dei bisogni privò gli esseri umani della possibilità di trasformarsi in esseri luminosi. Se l'individuo perdeva le probabilità della sopravvivenza individuale, in esso prendeva il sopravvento il bisogno più antico, la sopravvivenza della specie. La riproduzione non impedita, codificata e controllata dal comando sociale, divenne la forma per la sopravvivenza della specie per garantire, in situazioni più favorevoli, il raggiungimento da parte di alcuni esseri umani alla coscienza di sé. Gli esseri viventi nella natura ripiegano sempre, per garantirsi un minimo di riuscita, lungo la strada dello sviluppo della coscienza di sé, quando le condizioni oggettive sono sfavorevoli. Se tutta la natura fosse in pericolo di sopravvivenza, tutte le specie ripiegherebbero su se stesse, garantendo la possibilità agli esseri virus, batteri e simili di sopravvivere. Passata la situazione di pericolo, il processo evolutivo riprenderebbe. La via allo sviluppo della coscienza di sé degli esseri umani non è la stessa di quella degli esseri viventi costretti a generare decine di migliaia di uova per garantire la sopravvivenza di pochi individui. Gli esseri della specie umana pagano grossi tributi di energia vitale al momento in cui generano un figlio o una figlia, col rischio poi di non ricavarne beneficio attraverso il rapportarsi con una coscienza di sé, ma di ritrovarsi un altro essere umano, trasformato dal comando sociale in carne da lavoro, pronto ad essere buttato quando al comando sociale non serve più. Questa è una lettura fatta 10 anni fa del rapporto fra rinascita
ereditarietà, rinascita e coscienza della specie. Scusate. La centralità di tutto questo scritto sta nella tensione che ogni essere della natura ha per costruire se stesso, l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni. Ogni essere nella natura ha una funzione, ha la funzione di espandersi, di costruirsi, ha la funzione di crescere ad ogni costo e deve sviluppare la propria coscienza e la propria consapevolezza. Ed è l'unica cosa che resta all'atto della morte del corpo fisico qualora quella coscienza e quella consapevolezza sia stata abbastanza strutturata, abbastanza costruita. Dopodiché, all'interno dei processi evolutivi, abbiamo individuato tre momenti in cui il campo vitale di un essere che si trasforma in essere luminoso continua a costruirsi. Continua a costruirsi sedimentandosi con altri esseri. Noi, anche noi come esseri umani, siamo una sedimentazione di cellule in fondo. Cioè, noi eravamo una cellula che uscì dal brodo primordiale, via via ci siamo ingrossati, ci siamo passati attraverso varie fasi, siamo passati attraverso la fase rettile, la fase mammifera, siamo diventati Homo sapiens. Però una volta eravamo una singola cellula, eravamo un protozoo. Non c'era nessuna differenza fra noi e il protozoo. Poi abbiamo intrapreso un cammino di espansione, un cammino di sedimentazione. Alla prima cellula abbiamo aggregato altre cellule. Però non è che quando eravamo un protozoo non avessimo coscienza, non avessimo consapevolezza, non avessimo bisogni, non avessimo tensioni. Avevamo gli stessi bisogni, le stesse tensioni che abbiamo adesso, anche se trasformati con sensori diversi, con modi di essere diversi. Eravamo sempre esseri umani. Anche quando eravamo una singola cellula. Dopodiché abbiamo costruito un processo di sedimentazione di cellule. Questo processo di sedimentazione è un processo universale e noi lo troviamo sia nel microcosmo, cioè nel singolo essere della natura, sia lo troviamo nell'universo come sistema di aggregarsi, le coscienze si aggregano. È come se la consapevolezza costruita da un essere nella sua vita diventa parte di un altro essere. E nel momento stesso in cui la consapevolezza di quell'essere diventa parte dell'essere più grande, non so, del pianeta Terra, dell'essere natura e dell'essere sole, questi sono i tre componenti che ho individuato, la coscienza dell'essere natura si trasforma, cioè diventa diversa proprio per questa nuova coscienza che è arrivata, però nello stesso tempo la coscienza dell'essere natura riversa nel nuovo arrivato tutta la sua consapevolezza, tutto il suo potere. Per cui c'è un mutuo scambio, cioè c'è l'essere natura che continua il suo processo di dilatazione, il suo processo di uso della volontà, il suo processo di espansione, però nello stesso tempo la coscienza che è diventata parte dell'essere natura, parte del pianeta Terra, che è diventata parte dell'essere Sole, continua il suo processo di espansione. Questo è il senso di questo scritto. Ed è il passaggio della costruzione continua della coscienza e della consapevolezza. È il passaggio della costruzione continua di esseri luminosi. In pratica, noi potremmo dire tranquillamente che gli esseri viventi della natura è un modo che l'energia vitale ha trovato per trasformare l'energia vitale da muta in coscienza. Cioè, l'energia vitale è muta nello spazio, è muta nell'atmosfera, bene. Trasformarsi in esseri della natura, cioè partecipare alla costruzione di un essere della natura, l'energia vitale si trasforma in coscienza. Bene, detto questo, che io avrei finito il capitolo di oggi, se c'è qualche telefonata bene, ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e continuo però intanto a leggere, e continuo a leggere un brevissimo trattato. È una domanda, leggerò Cristiani e psichisti attraverso una riflessione, vediamo un attimo. Pronto? Pronto Claudio? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, tu? È un po' chiusa. Oh, strega. Mi succede anche a me, sai, spesso. Sì, è qui, sai com'è. Il tempo cambia spesso. Sì. Quando è che avete detto che andate a Treviso? Allora, l'ipotesi di adesso è per il 7 febbraio. Ah. Però ancora non è del tutto certo, capisci? Cioè non sono quelli... Su quei progetti che fai, però non hai ancora le carte in mano. Sì, lo direte comunque. Sì, beh, io lo ricordo, spero di ricordarlo a ogni trasmissione.
Sì. E poi quando sarà ufficiale lo rimarcherò un pochino, E insomma. anche perché sapendolo parecchio prima uno si organizza. Speriamo di sì. Io dovrei essere in radio anche a Natale, ma non so se dovrò ossequiare gli impegni con la famiglia. Ah. Sai, qualche volta bisogna. E poi ha ragione anche loro, no? Sai. Non ti interrompo neanche. Ecco, allora questo libro, intanto ti dico che è un libro di Alain de Benoist, Sì. sì, scritto da Alain de Benoist e Giorgio Locchi, non so se li conosci. Beh, Alain de Beh, non ha Benoist importanza, io non lo conosco, Francesco lo conoscerebbe, ma tu sì. leggi tranquilla. Allora, così era un libro molto interessante, se ti vedo te ne porto uno, perché vale la pena di leggerlo. Comunque, comincio. Allora, Carlyle, sarà uno studioso che aveva celebrato l'eroismo e il culto degli eroi nella storia, cadde dalle nuvole quando scoprì l'America. Questa gente, dichiarò, con una rapidità di cui la storia non conosce altro esempio, ha introdotto nel mondo milioni di volte più noia di quanto il mondo non ne avesse ancora conosciuta. Ed ecco sino ad oggi l'unico servizio che abbiamo reso all'umanità. Tocqueville, inneggiando alla democrazia americana, scrisse, ciò nonostante, che era diciamo, un estimatore, scrive: scorro con lo sguardo questa folla innumerevole, composta di esseri simili in cui nessuno si innalza e nessuno si abbassa. Lo spettacolo di questa universale uniformità mi rattrista e mi gela. La stessa monotonia nel campo dei costumi. Dalla metà del XIX secolo in America il conformismo è divenuto una virtù. Oggi regna da padrone incontestato. Questo paese in cui non si sente mai parlare dell'individuo è il meno individualista che ci sia. Ogni persona svapora nell'ideale della moda. O se un film è buono, quindi bisogna andarlo a vedere. Gli americani vivono in appartamenti singoli, ma per installarvi lo stesso standard. Seguono tutti le stesse mode, professano gli stessi sentimenti, si rivolgono d'istinto alle stesse volgarità, utilizzano le stesse formule, ostentano gli stessi atteggiamenti, fondamentalmente, gli stessi atteggiamenti. Fondamentalmente estroversi, hanno bisogno di altri per dissimularsi il proprio vuoto interiore. La necessità di vivere in abitazioni simili, di fare lo stesso genere di lavoro, di servirsi delle medesime macchine, leggere gli stessi giornali, si accompagna al desiderio di utilizzare lo stesso sapone, di mangiare la stessa cosa al breakfast, di ridere delle stesse faccette, dite alla radio, di ammirare le stesse vedette del cinema, di digerire gli stessi articoli delle riviste. Diciamo, presso i giovani la pratica completamente ritualizzata del dating è determinata, scusami, è destinata principalmente a mostrare chi si è come gli altri e sussidiariamente che automobile si ha e quanto si vale in dollari. Di conseguenza, gli americani professano un disprezzo di fondo misto ad una totale incomprensione per ogni comportamento singolare. E la singolarità, tra virgolette, si definisce segnatamente con l'esercizio di un mestiere considerato magari poco redditizio. Fra loro, come scrive Nietzsche, ciascuno vuole la stessa cosa, tutti sono uguali, chiunque è di diverso sentimento se ne va di buon grado al manicomio. Chi si scopre differente si stende sul divano dell'analista e cerca una buona terapia di gruppo. A meno che la società non gli assegni il ruolo di fuorilegge, che alla lunga lo vuota al pentimento. Adesso chiudo. Capita lo stesso nel dominio religioso, in cui l'America si mostra altrettanto intollerantemente tollerante. Credete a qualsiasi Dio, purché sia unico e di ascendenza biblica. Ecco, io ti ho letto la paginetta, È un po' è un libro. scioccante, Cosa? è un po' scioccante.
Sì, guarda, io hai detto la parola giusta, è un libro addirittura io lo definirei agghiacciante, e questo è veramente da leggerlo tutto e con attenzione. E vorrei, certo non cercherò di farti avere il libro o quando ti vedo a febbraio in qualche modo, perché ne vale la pena di leggerlo. Vorrei sentire un po' la tua opinione su quanto ti ho letto. Sì, sì, te la do l'opinione. Pronto? Sì. Te la do l'opinione. Sì, io ti sento non al telefono, ma con la radio, allora a volte non... Aspetta, ti mi senti adesso? No, ma... Va come bene, no? Sto attenta... No, alla radio sento, qua. No, dovresti sentirmi anche per telefono tu adesso. Aspetta, sentiamo. Pronto? Sì. Dovresti... Senti al telefono? Sì, 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 perfetta. Ecco, adesso sì. Allora io... Claudio, dimmi. Io metto su. Va bene. Metto su, vorrei sentire. Sì, 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 ti do. Sentire un po', perché tu sei così intelligente. Già, sì, come no. Beh, noi siamo. Recepisci così. Va bene. Sei così immediato, così. Sì, beh, non fare complimenti, se no mi tronfio un fiantino. Dai. Grazie comunque. Dai, che è vero, dai. Grazie. Boh, metto giù allora. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dunque, una volta si pensava che non esistesse la possibilità di appiattire i comportamenti delle persone. Cioè, si pensava che comunque le variabili sarebbero state importanti, perché un sistema sociale che non ha delle variabili, ma che non ha delle variabili pesanti che incidono sul sistema sociale stesso, è un sistema sociale che sta morendo. Quella visione che ha letto adesso la nostra amica, io spero che sia la visione abbastanza limitata, perché se gli Stati Uniti, se gli americani sono arrivati a quel punto, cioè sono arrivati effettivamente a distruggere ogni diversità al loro interno, ogni individualità, beh, mi preoccupa veramente moltissimo. Cioè, anche se questi comportamenti li stiamo vedendo, cioè ci sono questi comportamenti, e ci sono questi comportamenti nella ricerca quasi ossessiva del nemico esterno con cui compattare quei comportamenti. Per esempio, io ho letto la statistica che diceva che il 60-70%, adesso non ricordo quant'è esattamente, degli americani era disponibile a bombardare l'Iraq, perché l'Iraq non faceva quello che loro volevano. Beh, cioè, io veramente mi viene la pelle d'oca, perché qualsiasi cosa in quelle condizioni è possibile. Noi abbiamo avuto già una situazione del genere che ha preceduto il nazismo, Cioè, quando le persone si adeguano e non cercano di capire, è una cosa veramente atroce, non c'è paragone. Cioè, esiste la distruzione del divenire umano, esiste la distruzione dell'interiorizzazione umana, che a volte raggiunge dei livelli che sono veramente spaventosi. Ti dico, io mica mia spero che quel libro non abbia effettivamente fotografato l'America, però può darsi che abbia fotografato una quantità tale di America che la possiamo considerare che sia l'America, il che mi preoccuperebbe moltissimo. Non che conti molto sugli Stati Uniti, detta sinceramente, però hanno una potenza di farsi imitare all'estero, specialmente qui in Occidente, che è incredibile. Cioè, io mi ricordo un piccolo episodio di 6-7 anni fa, una roba del genere, quando la destra sembrava vincente nel paese, alcuni di sinistra sono andati a ricercare i testi della filosofia dei filosofi di destra, e hanno trovato il vuoto, cioè non riuscivano a capire come facevano questi a pensare quello che loro pensano. In realtà l'errore fondamentale non stava nel fatto di pensare che la destra avesse delle idee diverse da un'eventuale sinistra, diciamo queste cose anche se non ci piace, è che non esiste un pensiero a destra se non l'appropriazione della persona, se non il tentativo di appropriarsi della persona, di mettere in ginocchio, di sottomettere la persona.
E questo lo abbiamo in varie versioni, cioè abbiamo la versione clericale, abbiamo la versione di un comando sociale, abbiamo la versione di un sindacato, abbiamo la versione del partito, abbiamo la versione della giunta comunale, cioè questo tentativo di appropriarsi della massa degli individui e farli girare, farli articolare in funzione dei loro bisogni. Questa è una condizione veramente atroce. Ok, io ho visto tanto che stanno arrivando i nostri amici che fanno musica, forse qualche secondo sono fuori, non lo so esattamente cosa intendono, comunque stanno per arrivare. Nel caso io vado avanti finché non mi sbattono fuori. L'appiattimento del pensiero, l'appiattimento delle sensazioni, l'appiattimento dei comportamenti, l'appiattimento dei bisogni, l'appiattimento di tutto, è la cosa più atroce che può avvenire nell'individuo. Cioè, la diversità è fondamentale, cioè, la diversità è ciò... Ciao! Grazie. La diversità è la ricchezza sociale, il sistema sociale ha bisogno di tante persone diverse, ha bisogno delle contraddizioni, ha bisogno degli scanni, ha bisogno delle discussioni, ha bisogno degli scontri, ha bisogno delle contraddizioni per poter rinnovare continuamente se stesso, ma rinnovare se stesso nella propria essenza, non nella capacità di controllo delle persone. Rinnovare se stesso può avvenire soltanto quando le cose sono diverse. Noi abbiamo la cosiddetta biodiversità, si studia tanto, no? Cioè la diversità delle specie. Perché? Perché una natura dove non ci siano tante specie di esseri viventi è una natura morta, è una natura che arretra. Voi fate sparire le rondini e la natura sarà composta quasi esclusivamente di zanzare. E questo è il suo livello di arretramento. Dopodiché nascerà una specie all'interno della natura, come le rane, che magari si mangiano le zanzare, e si svilupperà a quei livelli, e sarà un avanzamento. Però ogni volta che l'essere umano agisce per distruggere una sensazione, per distruggere il pensiero, per distruggere la conoscenza, per mettere in ginocchio le persone, per trasformare delle persone in carne da lavoro, cioè per distruggere ciò che fa espandere, è orrore. E ve l'ho già letto dal libro dell'Anticristo, questo è il deserto del Sahara. Questo è l'orrore, che può essere il deserto del Sahara per quanto riguarda il pianeta Terra, ma può essere il deserto del Sahara anche dentro il pensiero, dentro i cuori, dentro le sensazioni degli esseri umani. Dentro agli esseri umani, mentre tentano di costruire il futuro, ma ormai non hanno più i mezzi per costruire il futuro, perché hanno distrutto la diversità, hanno distrutto le contraddizioni sociali. In effetti quello che ha letto la nostra amica è veramente terribile, cioè io spero, dico, che sia un'esagerazione, mi auguro che sia un'esagerazione, però effettivamente c'è il tentativo da parte degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra di distruggere il divenire delle persone. Quando io vi ho letto quel passo da Luca oggi, che Gesù di Nazareth dice portate qua quelli che non hanno voluto che io gli regnassi sopra e gli sgozzassi, beh, ho ricevuto un bellissimo insulto. E questa persona che mi ha insultato dovrebbe insultare invece quello che fa sgozzare, che non si può difendere. E invece no, cioè lei deve talmente difendere chi sgozza, chi non si può difendere, che insulta me. Cioè io, che non sono in grado di fare del male a nessuno, vengo insultato perché dico, guardate che sti qua possono solo sgozzare gli indifesi. Dopodiché ci sono 250 milioni di bambini costretti alle situazioni più infami. E ricordate che costringere 250 milioni di bambini alle condizioni più infami è stato dovuto essenzialmente perché si sono tagliati e troncati il rapporto fra le popolazioni dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia col mondo che li circondava. Li si è costretti a perdere le relazioni col mondo circostante e a subire l'occidentale, a subire una cultura di morte che veniva portata dai missionari. Ricordate che questo è il contributo dei missionari. E quando voi dite, cavolo, ci sono i bambini che vengono venduti per schiavi, ci sono i bambini stuprati, questo è dovuto al cattolicesimo. Se volete cambiare questa situazione, voi questa situazione non la cambiate, perché queste persone sono state divenute e costruite all'interno del cattolicesimo, sia lo schiavo che lo sfruttatore di schiavo. L'unica possibilità è modificare
la struttura sociale, la struttura che dipende da una religione, il pensiero religioso, il pensiero morale. E una volta modificato questo, ci vorranno almeno 200 anni perché cambi la visione del mondo. Quando voi nei dipinti del 1700 trovate i puti nelle stanze dei nobili, col cazzo credete che siano quei dipinti di puti? Era un modo per stuprare le persone. Sono rappresentazioni pornografiche che i nobili si facevano. Cioè, c'è una coltivazione della cultura della pederastia che avviene attraverso il cattolicesimo, che avviene attraverso il possesso dell'individuo, il possesso della persona. Quando Nones dice la Chiesa non risponde più dei preti stupratori, dei preti pederasti, non è che dice cazzo, non deve più un prete, non deve più fare il pederasta. No, dice che la Chiesa non risponde, non gliene frega niente, si arrangino. Cioè, questa è la gravità delle cose, e l'appiattimento, la non contraddizione porta a questo. Bene, io ho finito di leggere sia il libro dell'Anticristo, sia di fare la mia presentazione. I ragazzi sono qui fuori, c'è arrivato uno prima degli altri, comunque io adesso metterò su la sigla finale e metterò su forse un po' di pubblicità. Vi ricordo ancora che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. A risentirci giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Parleremo di un altro paganesimo nordico e poi continuerò con il libro dell'Anticristo. Oggi vi ho fatto rinascita, vi ho fatto ereditarietà, rinascita e coscienza della specie, e la prossima volta penso che parlerò di qualcos'altro, continuerò a leggere qualcos'altro, cercando di non seguire proprio l'ordine della quarta parte del libro d'Anticristo, ma scegliendo alcune cose che posso non, cioè cercare di intervallare cose più pesanti con cose un po' meno pesanti, anche se il libro d'Anticristo è effettivamente un bel mattone. Vi ringrazio e a risentirci a giovedì prossimo.